Il gruppo folk Val d'Acragas, presieduto da Lello Casesa, presenta a Casa San Filippo la quinta edizione del progetto sulla identità siciliana nelle scuole, sul tema Camilleri e la sua Sicilia. Da alcuni anni l'Ufficio Scolastico Regionale ha costituito il centro di ricerca sulle tradizioni popolari siciliane Val d'Acragas con l'obiettivo di organizzare nelle scuole un progetto legato all'identità siciliana. Quest'anno il tema sarà Camilleri, Camilleri alla sua Sicilia, ed è un evento che presentiamo quest'oggi al gruppo di studio, al gruppo di lavoro formato dai dirigenti di tutte le scuole superiori, e si svolgerà il 26 e il 27 marzo 2020. Arriveranno studenti dalla provincia di Agrigento e comunque dalla Sicilia per tre giorni, i cui lavori saranno presentati prossimamente ad Agrigento e riguarderanno sostanzialmente l'opera di Camilleri, affrontando la questione legata al teatro, la gastronomia, le opere, alla tradizione religiosa, i personaggi, quindi un confronto tra il lavoro e i luoghi in cui ha vissuto lo scrittore. I ragazzi delle scuole svilupperanno un progetto che sarà presentato prossimamente e si occuperanno, attraverso momenti di recitazione, momenti di danza o momenti di gastronomia, di rappresentare l'opera di Camilleri. Quest'anno, come abbiamo detto, è la quinta edizione e diventa un evento oltre che culturale e didattico, turistico, perché arriveranno tanti ragazzi della Sicilia che per due giorni rimarranno ad Agrigento a visitare la città e quindi a visitare i luoghi dello scrittore. L'Ufficio Scolastico Provinciale 5 anni fa ha dato proprio il patrocinio a questa iniziativa, che era un'iniziativa che è stata, diciamo, proposta dal dottore Lello Casesa. È stato istituito 5 anni fa proprio dall'ufficio quinto, dal dottore Zarbo, un gruppo provinciale per approfondire questa tematica delle tradizioni e della propria identità siciliana. Sono state organizzate diverse iniziative nel corso di questi 5 anni, hanno aderito diverse istituzioni scolastiche e quello che è importante è stato il coinvolgimento responsabile da parte dei docenti ma anche delle famiglie. Il ricordare, il cercare di recuperare quelle che sono le nostre tradizioni, quelle che sono le tradizioni lasciate dai nostri antenati, ha dato i suoi frutti. Quindi ci auguriamo che anche quest'anno, con questa quinta edizione che sta partendo, le istituzioni aderiscano in toto e che quindi anche i ragazzi possano sperimentare su una tematica che è stata già individuata e che verrà ora presentata a tutti, possano portare avanti all'interno delle istituzioni scolastiche per poi presentarla ufficialmente in una giornata che verrà stabilita nel mese di marzo. E come la Piccini sono state...